Benvenuti a tutti ragazzuoli. Allora, dopo due vittorie di fila, rispettivamente contro formazioni di tutto rispetto, ma che abbiamo potuto eventualmente battere, quindi 4-0 con Queen's Park Rangers e 3-0 in casa del Cardiff, veramente inaspettata quella vittoria lì, però è arrivata. Adesso andiamo a affrontare il Preston che è in 18ª posizione in classifica, quindi una formazione da temere assolutamente, però ragazzi, siamo in forma, la classifica ci sta sorridendo, siamo lì, siamo a portata, non dico del primo posto, però anche perché il Brentford sembra davvero una corazzata incredibile, 0 sconfitte, solo 5 gol subiti, mamma mia, anche se la miglior difesa resta quella del Reading con 2 soli gol subiti, eh. Tanta roba, va bene. Allora, ragazzi, io direi di fare una bella cosa adesso. Andiamo, la formazione è già stata fatta. Andiamo a giocarci questa partita contro il Preston. Poi avremo il Rotherham, che sarà formazione di appena una posizione sotto al Preston. E poi avremo, vabbè, lo Sheffield, altra formazione sicuramente. E sarà una partita dura. Ma adesso preoccupiamoci del Preston. Allora, prossima partita, andiamo solo a vedere che mi ha lasciato. Entra il nuovo innesto della primavera, Sagnan e Leo Greggio, che sono due difensori presi, Leo Greggio dalla primavera. Poi abbiamo Sirgus in mediana, due laterali, Labia De Logan, Lingard, trequartista con Marche e Graban che rientra, punta centrale, Kelly Rowe. Faranno i due laterali che dovranno stare dietro, i due terzini. Bene, andiamo a farci le maglie, ragazzi, e andiamo a vedere. Chiaramente mettiamoci la divisa gialla, anche loro gialli, pensate. Incredibile. Vabbè, allora io direi di lasciarla. No, così no. Assolutamente gialla. Benissimo, e speriamo di fare in casa al Deepdale Stadium, stadio del Preston, inverno casuale, e andiamo in campo per quest'altra partita. Ok, scusate, ma stavo rispondendo a un messaggio di lavoro. Eccolo qui, Sagnan, l'esordio per lui. Arriva dalla primavera, non sarà facile mantenerli. E si parte. Arthur, Luis Felipe, lancio verso Rhys. Subito Sirgusson che mette giù il pallone. Attenzione, Leo Greggio, la palla in mezzo per Parrott, il tiro, la parata di Button. Mamma mia. Subito. Abbiamo subito avuto un pericolo lì dietro e quindi massima attenzione, si riparte col calcio d'angolo affidato al Preston con Ross che andrà molto probabilmente a mettere in mezzo, palla in mezzo, c'è Leo Grigio che respinge la palla su Arthur, arriva velocissimo ma non gliela porta via il nostro trequartista lì Labiad, attenzione, pallone in mezzo ancora il Preston, parte il tiro, la palla fuori, stiamo rischiando. Stiamo rischiando, stiamo davvero rischiando contro il Preston, quindi bisogna un pochettino svegliarci. Button non vuole nessuno, guardate come sono messi diversi rispetto allo schieramento quando rinvia il portiere, rispetto allo schieramento della scorsa partita. Pallone verso Lingard, attenzione, colpo di testa, ferma tutto, adesso Marche, Marche, Marche. Ha esitato troppo, attenzione che siamo troppo alti. Arriva Leo Grigio che anticipa benissimo da questa parte e poi da questo pallone interessante a Kelly. Palla in profondità per Logan, la gira bene per Marsh che tiene lì il pallone, il tocco verso Sagnan. Parte il tiro di questo centrale difensivo, la palla è fuori.
Non capisco cosa faceva lì. Si è spinto avanti. E ancora un po' gliela mette dentro. Ah, perché siamo tutti alti. Allora si riparte. Palla verso Riss. C'è Rowe a centrocampo. Ancora Kelly che va a recuperare. Poi Leo Grigio. Pallone a Sigurdsson. Pallone a Rowe. E adesso l'Abiad viene messo giù, non c'è fallo, si prosegue, lancio in avanti, ancora il tocco, c'è Rowe, attenzione, scivolata, attenzione alla palla qua, chiuso, recuperano il pallone, mamma mia. Niente, non riusciamo a toglierglielo dai piedi, Button, quando è così è perché deve arrivare il gol. E allora noi fermiamo tutto il gioco e mettiamo giù la palla con Button al rinvio. E Lingard che la fa proseguire, Grabba ancora non si è visto, attenzione. Adesso il pallone da questa parte, ancora colpo di testa di Kelly, la ferma Logan, la recupera Sigurdsson, la mette lì in mezzo, niente, troppo lunga. Sbagliato il passaggio, allora si ripropone ancora il presto, attenzione, palla in mezzo, Button! Mamma mia ragazzi, ma cosa cazzo stiamo rischiando in sta partita? Mamma mia, davvero, davvero, davvero. Calcio d'angolo, e già tanto se la pareggiamo sta partita, ve lo dico io. Pallone in mezzo, mamma mia, sulla linea, rossa ancora. Ma c'è aria di gol, aria di gol del Preston qua. Attenzione, non gliela togli. E allora si ricomincia, si sale con Logan, guardiamo dove è Grabba, pallone in mezzo per lui, e c'è calcio di punizione, grande Grabba che prende il fallo qua. E questo è un bel attaccante, questo è da tenere. Attenzione all'Abiad che proverà il tiro. Parte l'Abiad, il tiro a giro, la palla batte sulla barriera, non va fuori, conta giri, millimetrico, e la recuperano loro. Il football 2 la vendetta. Vredi, gioco di merda, madonna, sto di football. E niente, la palla naviga lì senza che nessuno possa arrivarci. Ci arriviamo adesso con Leo Grigio che sta giocando una bella partita. La palla adesso verso Grabban che la tiene lì, non arriva nessuno a rimorchio. Allora Grabban la mette in mezzo. Mamma mia che lenti, Marsh! Mamma mia cosa si è mangiato! Cosa si è mangiato Marsh? Kelly che non deve sbagliare. E allora la palla verso Sanyan che può avanzare. Il tocco girato verso... Ancora questa palla bellissima! Marsh! La mette in mezzo Grabban! Gli viene toccato il pallone. Siamo vivi comunque, siamo vivi. Palla in mezzo, bravissimi qui. Niente, palla loro con magicamente. Oh, madonna sti rimpalli di merda. Calma Roby, se non la perdiamo. Button, pallone ancora da questa parte. È tutto chiuso, porca puttana. Andiamo, forza ragazzi. Vai Leo Grigio, bravo. Niente, però se sbagliamo sti appoggi ragazzi, siamo veramente scarsi, siamo scarsi. E allora ancora Sigurdsson che deve fare la differenza. Lingard, pallone in mezzo, la palla per Grabban, classico fuori gioco. Non è possibile che tutti giocano alti così, non è possibile. Io mi sto di nuovo incazzando, Madonna, speriamo che arrivi solo in fretta sto mercato, mamma mia, che riesco a prendere almeno qualcuno un po' più decente. Lancio in mezzo, attenzione, ma tanto ve l'ho detto, se vedo che al ritorno non riesco, do le dimissioni. Mamma mia. Madonna, sono scarsi, porca troia. Dietro facciamo pena. Ma tanto fai, prima o poi ce lo infilano il gol, attenzione. Ancora la palla lunga, la Biada che dove parte questo tiro. Pallone a Button, adesso Leo Grigio.
là da questa parte Rowe fa andare molto bene l'Abiad. E l'Abiad adesso che avanza, e l'Abiad che avanza, madonna, guarda, gli spacco una gamba quello lì, veramente. Ciao, questi vanno in porta, questi vanno in porta, questi vanno in porta. Dai, andiamo, Sanya, scusate, ma non ho voglia di fare commento, perché non è che sto molto bene in sto periodo, eh. Bello, Grabang! Ah! E c'è l'1-0! Scusate, ma mal di gola e tosse, guardate, non mi va più via. E due giorni, tre, prendendo lo sciroppo, ieri ho preso lo zero full, ieri sera, dopo cena. 1-0, Grabban, e ancora Mirwall in gol, grande azione. E adesso, attenzione massima però, non rilassiamoci troppo, e finisce qua il primo tempo. E queste sono le partite che bisogna vincere, non è che possiamo fare diversamente, non si può fare niente, cioè alla fine. Logan, Lingard, io metterei, farei giocare Beltrame, dai, qui. E ci manca Tomori, sti due centrali non è che siano un granché, potremmo mettere questi due centrali, però poi non ho terzini. Non abbiamo i terzini, non abbiamo i terzini. Questo è un grave casino fare mercato con sta squadra qua, sarà veramente critica. Non ho soldi, mi sa che dovremmo giocare tutto il campionato con sta gente qua, mamma mia. Tanto c'è un cambio nelle file del prestito, adesso dobbiamo solo far girare la palla. Leo Grigio, Beltrame, bravo, l'appoggio verso Saia che sbaglia tutto, il lancio in mezzo, Kelly, grande intervento come sempre, vedete l'importanza di non fare salire i terzini per non scoprire troppo la difesa. Andiamo ragazzi, andiamo l'Abiad, bello questo passaggio, grande idea, la palla in mezzo, ancora grande tocco di Beltrame, arriva Logan, la mette in mezzo, chiaramente va come il football, dove va? Va a sbattere sull'avversario. Attenzione però, l'Abiad zoppica, l'Abiad, attenzione, brutta cosa che zoppica, e alto sopra la traversa. Ripartiamo da Button, ragazzi, facciamo solo questa, poi vi saluto perché non sto un cazzo bene. Kelly, Logan, Sigurdsson, pallone all'Abiad, Beltrame. Niente, non fischiano neanche un fallo. E allora si ricomincia. Si gira palla, si cerca di trovare uno spiraglio. Ovviamente va sui giocatori che come per magia riescono sempre a prevedere dove tu dai la palla, no? Madonna che merda sti giochi quando sono così, guarda, irreali proprio al massimo. Attenzione da questa parte adesso con Ross che può avanzare. Niente, oh, non gliela togli, ma è incredibile, eh. Segnano, guarda, eh. È calcio di punizione. E qui arriverà l'1-1. E come sapete le punizioni su PES sono molto buggate. Attenzione all'1-1 adesso. No, deviato. Calcio d'angolo, punizione era buona, però la barriera ha fatto il suo lavoro, siamo troppo dietro. Sigurdsson, Rowe. Pallone a Kelly. Via, buttala via, che cazzo. Dobbiamo giocare così, purtroppo.
Sono 3 punti troppo? No, no, siamo troppo alti così, eh. Vai che ha sbagliato. Andiamo Logan, andiamo Logan. Bella la palla per Graban, chiaramente. Chiaramente va sui piedi dell'avversario, come per magia. Attenzione qui, perché non ha un nesso che 10 passaggi, 8 vanno sempre sugli avversari, non esiste, perché li ho contati, eh. Vai Beltrame, il tocco all'indietro, ci spingiamo in avanti con Sagnan e chiaramente, ecco, come per magia, ma io c'ho indietro, c'ho i miei terzini che non salgono, quindi Logan. Bravo, grande passaggio, bravissimo, proprio hai fatto una gran porcata lì. Bello questo colpo di testa. Beltrame, fuori. C'era un brutto fallo su Graban, ma quell'arbitro lì, guardate, è una cosa, è incredibile st'arbitro, io veramente mi rifiuto di commentarlo, davvero qualcosa di schifoso da vedere, veramente. Attenzione Preston che cambia ancora. Bello questo passaggio, e adesso Beltrame la mette qui, no, mamma mia. Tienila, c'è qualcuno dietro, sì. Vai dietro. Vai Silverson. Non ho voglia di fare il commento, ragazzi, ve l'ho detto, non sto bene, non c'ho proprio voglia. Mamma mia, grande Logan. La palla in mezzo. Marche, Graba! E 2-0. E chiudiamo questa difficilissima partita. Doppietta, ancora una volta di Graban, mamma mia, che attaccante ragazzi questo, bellissimo, la grande palla di Logan qui, aspettato l'inserimento di Marsh, e poi cross, e colpo di testa, e 2-0, e andiamo a 20 punti in classifica, in 3 partite abbiamo risollevato la classifica, mamma mia, incredibile, eravamo 11, eh. Prima di queste 3 partite, attenzione però a non cantare vittoria perché qui ci vanno i rinforzi. E allora ancora Button che manovra questa palla, bravissimo. Tocco verso Beltrame, fa andare Marsh il controllo, parte il tiro, fuori, mamma mia ragazzi, tanta roba, tanta, tanta roba. Oramai presto, lasciala andare, lasciala andare, lasciala andare. Sei proprio un pirla. Mamma mia. Bravo Logan, gran lancio e finisce così, doppietta di Graban in casa del Preston, terza vittoria consecutiva e qui si comincia forse a mettere le basi per un eventuale campionato come si deve. Certo che arrivassero 2 o 3 rinforzi, anche 4 in più non sarebbero male, eh. Millwall che vince quindi, Queensland Rangers vince con Middlesbrough, Cardiff batte il Bristol, prima sconfitta per il Bristol, 2-0 a Cardiff. Fulham Stoke City 2-0, Newcastle City 0-1, Swansea in Coventry 0-0, Huddersfield Brentford 0-2, Rotherham 2-2 col Wigan, lo Sheffield, il prossimo avversario che andremo a incontrare 0-0 col Birmingham, West Bromwich cade in casa con l'Everton 1-0, vince il Bournemouth e vince il Luton Town. La classifica.
Brentford 30 punti, 0 sconfitte, sempre incredibile. Fulham 26, Sheffield 23, Reading, Everton 22, Newcastle e Cardiff 21 punti. Il Millwall con il Bournemouth 20 punti, siamo lì, siamo appesi alla speranza dei playoff per adesso. Birmingham, Bristol 17, Luton Town sono sui 15 e poi via via, come potete vedere, le altre. La differenza reti sale di molto, sono un po' di partite che non subiamo gol, questa è una bella cosa. Siamo più 6, quindi insomma, siamo in 3 partite siamo riusciti a essere secondo miglior attacco del campionato, quindi va bene. Allora ragazzi, io direi di andarci a vedere un attimino la classifica di Serie A, sempre per quel famoso discorso. Ah no, avremo Rotterdam, beh questa, insomma diciamo che questa, poi Sheffield e poi West Bromwich Albion, ok. Andiamo a vederci un attimino la classifica di Serie A. Il Brescia continua a marciare, il Torino 16 punti, bene bene, è risalito, molto bene, sono contento. Abbiamo la Salernitana che sta facendo un gran campionato, bravo il Brescia con 23 punti, l'Inter sempre saldamente al comando con 24 punti. Fiorentina che sta andando davvero davvero male. Bene ragazzi, allora io direi di lasciarci qua, andiamo a vedere la Premier, chi è primo, ma tanto posso immaginare chi c'è. Il Southampton, mamma mia, bene bene. Poi abbiamo le ultime tre, sono Crystal Palace, Brighton e West Ham United, ok. Benissimo, allora ragazzi direi che è tutto, ci salutiamo per ritrovarci poi per la sfida con il Rotterdam che è in classifica, è giù, sì, abbastanza giù, è a 12 punti, quindi insomma dovremo vedere di fare una vittoria anche contro di loro per andare a, insomma, 23 punti, non sarebbe male, però è dura, è dura. Ciao a tutti e buon proseguimento di giornata.